Che hai fatto? Ti sono pensieroso. No, stavo pensando, sai, a Lucca mi piacerebbe incontrare, che ne so, youtuber famosi, più famosi di noi, bravi nel loro lavoro. Qualcuno troveremo, che ne so. Io spererei veramente di incontrare Miss Meeple, veramente. Ma come fai a incontrarla, dai? Vabbè, se la trovo gli andiamo a dare fastidio. Si può fare? Ma secondo me non la incontriamo, però. No. L'abbiamo incontrata. E l'abbiamo anche sfidata. Chissà com'è andata. Eccoci qui con Sara, Miss Meeple e Sauro delle Rolling Gamers. Io ti conosco, ti conosco, basta, non devo. Allora, facciamo un giochino facile facile. Nessuno dei due chiaramente è al corrente di quello che ho qui io tra le mani. Farò vedere a loro delle immagini, delle copertine di giochi da tavolo, chiaramente senza il nome, con il nome rovinato, e loro dovranno indovinare prenotandosi. Come si prenotano, facciamo subito la prova tastone. Il tuo tastone sarà Miss Meeple e il tuo invece sarà The Rolling Gamers. Facciamo una prova? Sì. Ok, iniziamo con Sara, vai. Miss Meeple. Benissimo. Rolling Gamers. Bravo, ti si sente. Grande. Allora, quindi cominciamo. Ok, siete pronti? Nato pronto. Guarda, ne azzecco zero e faccio la figuraccia, eh? Il primo, eccolo qua. Miss Meeple. Prima. Vai. When I Dream. Perfetto, 1-0, bravo. Complimenti. 5 mance, guarda. Va. Chi prima arriva a 5, 1-0 per Sara. Secondo, pronti? Via. Ah, vai. Barrage. Bravo. E uno va, dai, che si fa. Allora, ok, terzo, pronti, eccolo qua. Miss Meeple. E due. Carcassonne. Perfetto, 2-1. Ti odio. A chi? A me. A me. Pronti, via. Vai. Click em up. Bravo, due pari. Questo un po', vediamo, alziamo un po' l'asticella. Pronti? Via. Miss Meeple. Vai. Deckscape, l'ora del test. Sì, non sapevo manco, infatti mi sono fermato per questo. Perfetto, 3-2. Andiamo, questo forse è un po' più difficile, Pronti? Via. The Rolling Games. Loot Thailand? Sì. Ok. Sì. Bravo. Tre pari? Combattuta, dai. Wow, complimenti, complimenti. Pensavo peggio, devo passare in vantaggio, però. Pronti? Via. The Rolling Games. Allora, io ho sentito prima Miss Meeple. Va bene. Quindi, anche perché ho un dubbio, spero di non far figura, quindi vai. Tu dici che dai, Pandemic penso in the Lab? Era Pandemic base, quindi è giusto, quindi Pandemic per di più lo prendiamo solo per di più. Va bene. Ok, quindi attenzione, queste cose pittoresche. Quando uno non ha niente da fare, devi partire per esatto, tutta, bravo. Allora, 4-3, attenzione, perché è vicino almeno alla vittoria. Almeno 4-4, dai. Pronti? Via. Ed Rolling Games. Vai. Dixit. Esatto. Cioè, poi voi che vedete, ma hai visto che cosa si è inventato? Punto vitale. Quindi chi indovina questo vince. Benissimo. Pronti? Pronti. Un po' di tensione, sono teso anch'io. Via. Miss Meeple. Attenzione, aspetta. Vediamo. Sagrada. Perfetto. Dai, tu, hai perso. Complimenti a Miss Meeple che vince il giochino contro i Rolling Gamers. Ok. La vincitrice. Vai, stretta di mano. Vai, la posso fare così. Mamma mia. Ok. Effettivamente sì, è stata una bella gara. Sì. Complimenti. Grazie. Niente. Ti ringraziamo per il tempo dedicatoci. Grazie. E niente, ci vediamo prossimamente. Va bene? Ciao. Ciao.
Ecco com'è andata. Hai perso. Ma perché però? Perché gli insulti? Perché? Vabbè, ho perso, ho dato del mio meglio, dato. Cioè, sono stato lì lì, pareggio avanti lei e poi su sagrada. Su sagrada, cioè. Non è giusto poi. E poi guardando il video sono convinto che ho detto prima io una volta Rowling di lei, uffa. Assolutamente, avevo anche la cuffia dalla parte sua, quindi vabbè, ho sentito bene. Allora, proprio così, scrivete nei commenti, secondo voi la terza mancia chi l'aveva vinta? Io, chi si è prenota? Dai, uffa, volevo vincere. Okay, Miss Meeple ci denuncia, per diffamazione. Ma no, dai, che si è divertita. E infatti la vogliamo ringraziare per la disponibilità. Sì. Abbiamo poi scoperto che aveva una giornata a Lucca, la Comics, ha avuto una giornata molto pesante, colpa di un treno in ritardo, e comunque ci ha dedicato quei 5 minuti per questa sfida. E come sempre, se il video vi è piaciuto, chiaramente mettete un like, condividetelo e commentate qui sotto, scrivete quello che volete, iscrivetevi al canale, soprattutto primo. Se vi stiamo antipatici, iscrivetevi lo stesso. Perché cioè, sì, lui può stare antipatico fondamentalmente. Io sono simpatico, sono pacioccoso, la cosa è bella. Non so bello. Cioè, sono bello visto da lontano. Ma da lontano? Vabbè, va. Ciao ragazzi. Ciao. How far can we get if we sail a little?